Egregio signor giudice, benedetto figliolo, come può lei, magistrato di talento, aver creduto ai comunicati vari del sedicente gruppo turco? E come mai non si è accorto che ci sono notizie che provengono dall'ambito familiare? Nell'agosto del 1983, il giudice Domenico Sica, incaricato dell'indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, ricevette due lettere anonime inviate da un ex dipendente del Parlamento in pensione, che ha preferito mantenere l'anonimato, e da un altro individuo che si firmò un amico che disgraziatamente sa. Questi testimoni, se così possiamo definirli, hanno fornito informazioni che, nonostante l'apparente improbabilità delle loro affermazioni, coincidono esattamente con quanto riferito nel 1983 dalla sorella di Emanuela, Natalina, al giudice Sica, e più recentemente da Pietro Meneguzzi, cugino della scomparsa, alla Commissione parlamentare d'inchiesta. Le due lettere anonime sono state archiviate come parte dell'inchiesta sin dal 1983. Potrebbero sembrare deliri di fantasiosi se non fosse per il loro straordinario allineamento con le testimonianze precedenti. Tornando alle lettere, arrivate come detto ad agosto, a soli due mesi dalla scomparsa della giovane vaticana, avvenuta 41 anni fa, il 22 giugno 1983, ecco cosa ha aggiunto il testimone anonimo, un ex dipendente statale. La chiave del rebus la troverete nell'ufficio dello zio della ragazza, impiegato alla Camera dei Deputati. Secondo il testimone, gli uffici di Mario Peruzzi, vice segretario generale di Montecitorio e direttore del settore amministrazione e patrimonio, all'epoca, erano il centro di attività sospette. A dirigere il settore amministrazione c'era Mario Meneguzzi, capo ufficio servizi della Camera e zio di Emanuela, mentre Natalina Orlandi svolgeva mansioni di stenografia. Mario Meneguzzi gestiva anche la buvette della Camera, il bar interno. Secondo l'anonimo, in quegli uffici si verificavano movimenti finanziari dubbi, concorsi truccati e molestie nei confronti di dipendenti o aspiranti tali. Queste affermazioni potrebbero sembrare infondate se non fosse per il fatto che Natalina Orlandi riferì una storia simile al giudice Sica nello stesso periodo, agosto. Ecco la testimonianza di Natalina. 5 o 6 anni or sono stata assunta alla Camera dei Deputati come stenodattilografa con regolare concorso. Sin dall'inizio venni corteggiata dal mio capufficio, il dottor Mario Peruzzi, con molta insistenza. Egli mi convocava spesso in ufficio e mi faceva intendere di potere molte cose e mi chiedeva insistentemente un appuntamento. Confidai il fatto a mio zio. Secondo quanto raccontato da Natalina, il suo stesso zio non esitò a molestare anche lei. Mio zio mi diceva che se fossi stata sua avrebbe cambiato la sua vita. A proposito delle sue attenzioni, ricordo che durarono alquanto e che risposi sempre negativamente. Ricordo che ero terrorizzata da questo fatto. Natalina arrivò addirittura a parlarne col suo padre spirituale, Monsignor José Luis Serna Alzate, un religioso dell'Istituto Missioni Maria Consolata. Anche lui scrisse una lettera nel 1983, la quale finì tra gli atti investigativi del giudice Sica. Natalina è stata oggetto di attenzioni morbose da parte dello zio, me lo confidò terrorizzata. Le era stato intimato di tacere, oppure avrebbe perso il lavoro alla Camera dei Deputati dove Meneguzzi, che gestiva il bar, l'aveva fatta assumere qualche tempo prima. Ebbene, l'ex dipendente anonimo racconta esattamente la stessa vicenda, scrivendo al giudice ciò che era accaduto a sua figlia. Si è sentita dire da Peruzzi, «Signorina, se lei vuole entrare e prendere il posto, deve venire a letto con me». Lo stesso destino era toccato anche alla figlia del capo garagista della Camera, che però aveva optato per una risoluzione più fisica, picchiando a sangue il dottore. Questo episodio conferma il clima problematico che si era instaurato attorno alla Camera dei Deputati, come già anticipato. Recentemente anche Pietro Meneguzzi, cugino di Emanuela e impiegato nello stesso ambiente, ha testimoniato in merito, appena uscito dalla commissione parlamentare. Natalina parlava alla zia di molte presunte avance da parte di uomini che erano nell'entourage lavorativo dello zio
e il timore della zia era che se fossero state vere si sarebbero potute scatenare reazioni violente. Natalina parlava di A, B e C e di quello che facevano al lavoro. Emanuela per me è stata oggetto di un ricatto, economico, sessuale forse, di una situazione di pedofilia. È stata attirata in una situazione, non vorrei dire questa parola, di prostituzione e non poteva ritornare a casa perché era cittadina vaticana. Secondo l'ex dipendente anonimo di Montecitorio, anche Emanuela è stata vittima di qualche ricattatore. Ecco la lettera che spedì nel 1983. La ragazza è stata sequestrata e lo zio lo sa per quale motivo, per ritorsione. C'è un'altra persona che ha parlato di queste situazioni insolite intorno al Palazzo della Camera. Lo ha riferito il giornalista Pino Nicotri su Blitz Quotidiano un anno fa. Ecco cosa ha svelato Nicotri. Tra i miei amici dei tempi dell'Università di Padova avevo uno studente, non ricordo se di giurisprudenza o scienze politiche, che si chiamava Paolo Petta. Aveva un anno più di me. Un vero signore, sempre molto gentile e disponibile. Diventò infatti direttore del servizio per la redazione e la revisione dei testi legislativi e dei documenti del Senato. Quando morì nel 1999, a soli 57 anni, venne ricordato in Parlamento dall'onorevole Nicola Mancino, presidente del Senato. Quando andavo a Roma, ogni tanto mi vedevo con Paolo Petta, che mi raccontava come la Camera fosse un casino nel vero senso della parola, con gente che approfitta del proprio incarico per estorcere sesso a dipendenti e aspiranti tali. Ricordo che in particolare mi parlava di una banda e di giri poco chiari attorno alla buvette della Camera. Mi raccontò anche di un pezzo grosso del Parlamento che era stato picchiato da un addetto alle auto blu perché continuava a insidiarne pesantemente la giovane figlia. La stessa storia che due mesi dopo la scomparsa di Emanuela, l'anonimo testimone, raccontò al giudice Sica. Emanuela era coinvolta come Natalina? O era coinvolta per tacere su Natalina o forse sullo zio Meneguzzi? O c'era un ricatto riguardante chi aveva sottratto denaro o molestato le figlie? Era davvero in atto una situazione strana intorno agli uffici di Montecitorio, durante le feste e gli spettacoli nel vicolo Baldina, menzionato anche da Pietro Meneguzzi, cugino di Emanuela, e frequentato dall'amico di famiglia dei servizi segreti Giulio Gangi? Emanuela era caduta in questa trappola? Dopo aver letto le deposizioni di Natalina, dell'anonimo e di Pietro, forse altre donne che erano dipendenti della Camera in quel periodo potrebbero finalmente ricordare e raccontare qualcosa, ora che i protagonisti sono deceduti. Natalina stessa potrebbe ora rivelare di più, dopo aver trattenuto tutto per anni. Il giudice Sica raccolse tutti i documenti riguardanti i parenti e affari di Montecitorio e li chiuse in un cassetto. Forse oggi qualcuno avrà il coraggio di riaprirlo.